che noi viviamo, che è uno scenario ormai quasi di guerra, si pone il problema sia della sopravvivenza che dell'esistenza complessiva delle persone, quindi era necessario che in questo momento si intervenisse in qualche modo per dare questo tipo di aiuto, è stato importante, va sottolineato. Bene, bene. A che punto è l'istruttoria per rendere concreto questo gesto di vicinanza? Guardi, oggi scade il termine per le domande, scadrà questa sera a mezzanotte, diciamo per quelli che la faranno per l'invio telematicamente. Sì. Sì, è scaduta, diciamo, abbiamo tenuto aperto anche gli uffici sabato e la domenica per consentire a tutti di poter fare le domande. Al momento sono pervenute 424 domande qua a Cittanova. Sì. E stiamo mandando avanti speditamente, manderemo avanti speditamente la procedura di valutazione da parte degli uffici, sarà stilata poi una graduatoria degli aventi diritto e io spero che prima di Pasqua siamo già in condizione di poter dare il buono per poter usufruire, diciamo, dei beni di prima necessità prima della Santa Pasqua. E mi auguro che ci sia da parte di tutti i cittanovesi, coloro quali che hanno più opportunità, di quelli che sono fuori e che hanno a cuore Cittanova, di quelli che hanno avuto un rapporto di affetto, di vicinanza a questa nostra comunità, di far sentire anche in questo momento la loro vicinanza e il loro affetto in questo momento particolare a Cittanova. Bene. E quindi spero che possa essere incrementato in maniera esponenziale il più alto possibile, ecco. Anche perché ne ha bisogno la comunità, ecco. Ecco, l'aiuto che può arrivare da fuori potrebbe essere notevole. Intanto, Sindaco, avete avviato altre iniziative di solidarietà sempre per andare incontro alle esigenze di queste persone che possono averne bisogno? Diciamo, da un punto di vista squisitamente legato a queste due, ci sono tante altre iniziative che abbiamo fatto, però più legate all'aspetto del bisogno materiale c'è il cosiddetto carrello solidale. Sì. Che stiamo facendo con tutti gli esercizi, i più grossi esercizi commerciali, vengono posti questi carrelli all'entrata di ogni esercizio commerciale, ognuno può mettere dei beni che possono essere utilizzati a medio e lungo termine. E poi un'iniziativa, perché era una nostra abitudine dare ogni anno, sia a Pasqua che a Natale, a tutti i bambini delle scuole un pensiero. L'amministrazione con il sindaco donava questo pensiero. Maggiormente in questa fase abbiamo deciso di portare all'interno di ogni casa, per ogni bambino, il regalo del pane con le uova, la sguta, ecco. Sì. Come si dice in gergo, e questo lo faremo grazie all'aiuto di tutti i panificatori di Cittanova, che sono stati sensibili rispetto a questo tipo di iniziativa, ed è una cosa che mi fa un enorme piacere. Si sta riscoprendo sempre più, ripeto, sempre più il senso di comunità, che è una cosa importantissima, più il noi che l'io, che era la cosa che prevaleva invece qualche tempo fa.